Il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio comunale Gino Cosaro di Montecchio Maggiore, dove oggi si affrontano il Montecchio Maggiore in completa divisa bianca e il Tor Viscosa in maglia verde. Lancio lungo ancora, pallone ancora in mezzo, attenzione. E pallone, tiro al minuto numero 8 che dà l'illusione ottica del gol. Allargare il gioco per... Sbaglia però Seno, la recupera ancora il Tor Viscosa, si avvicina alla linea di porta, attenzione 1-2, e gol! In vantaggio il Tor Viscosa col numero 7 Bertoni al minuto numero 9. Direi la Montecchio con Burato, lancio lungo alla ricerca di Christopher Borgo, vediamo che difende palla, ancora lì, e pallone che esce di pochissimo, minuto della porta. Abbiamo ancora Christopher Borgo che serve sulla corsa. Sarli serve 1-2 con Christopher Borgo, prova il tiro, altro tiro fuori per Borgo, fuori misura, la recupera Filippo Strada. Blitz di Filippo Strada che rimette in per strafare, parte Zanella in percussione, ancora Filippo Strada lascia passare il pallone, prova di nuovo il tiro, doppietta di Filippo Strada, grandissimo gol e arriva il secondo gol, un 1-2 micidiale. Chichi cerca Filippo Strada, spazio davanti a sé, ancora Filippo in giornata, vediamo, cerca l'imbucata per Christopher Borgo, viene deviato. Attenzione a Marco Rocco, alzano la mano, non bisogna alzare la mano, ma bisogna correre, non bisogna aspettare il fischio dell'arbitro, attenzione, vediamo che in qualche modo, affollati, aspetta Grudina, può tirare Grudina, pallone però che rimane ancora lì, non c'è nessuno, ancora Grudina, attenzione, traversa, minuto numero 40, azione ancora che continua, e due tiri. Parte il calcio d'angolo, prova una mezza rovesciata per Tor Viscosa. E il pareggio di Ciriello, giunti al minuto numero 57, vediamo Christopher Borgo, governa la palla, e Filippo Strada spara in alto, sempre dalla parte del Montecchio, purtroppo. Bisogna alzare un po'. Chiama lo schema, parte. Abbiamo Senfer Chicchi. Ancora. Getto.